Si celebra la 10ª giornata mondiale di consapevolezza sull'autismo a livello locale ad Arezzo, sono tante le iniziative in programma. Oggi un convegno per discutere e confrontarsi sul modello locale per affrontare appunto l'autismo. Di cosa c'è bisogno in questo territorio? Innanzitutto c'è bisogno di una forte alleanza fra i servizi sanitari, i servizi sociali e le famiglie. Perché i ragazzi hanno necessità dovunque, hanno necessità nel momento in cui vengono ai servizi e quando vengono offerte prestazioni sanitarie, riabilitative, però hanno necessità poi nel mondo della scuola e quindi è importante che vi sia una conoscenza su questa malattia, su questa situazione. Cosa vi piacerebbe anche realizzare all'interno della struttura che sorgerà al Pionta? Ma intanto è una struttura che sorgerà grazie al fatto che c'è stato un grande lavoro degli uffici e anche il fatto che c'è stato un accoglimento ed è in finanziaria di tutte le proposte che erano state portate all'attenzione. Quindi aspettiamo il decreto per avere il computo della tempistica, perché dal decreto inizia un lavoro di temporalizzazione degli interventi. È un lavoro che ha seguito il vice sindaco Camurrini e che ha avuto un risultato molto positivo. Per il momento devo dire abbiamo costruito molto faticosamente un percorso che ha portato l'azienda a individuare definitivamente la location, a stanziare dei soldi veri, messi a bilancio, a preparare una gara che dovrebbe essere in corso d'opera, la gara di appalto dei lavori. Un impegno per un paio di milioni di euro che noi chiediamo, ma siamo d'accordo penso con la ASL, oggi ne sentiremo, che non saranno tutti spesi per ristrutturare ma saranno spesi anche per interventi. Ecco, questo centro autismo, che il luogo è zona del Pionta, per noi però rappresenta un banco di prova importante. Ci è stato chiesto di essere protagonisti non solo per la parte terapeutica, perché noi lì dentro ci occuperemo molto di vigilare ma anche di progettare tutti quei percorsi extrasanitari. Quindi ecco, parliamo di inserimenti lavorativi, scuola, formazione per i privati, per le aziende, parent training per le famiglie, ecco.